Buon pomeriggio a tutti i telespettatori, un saluto dalla redazione della Montalcino News. Siamo in diretta dal campo di tiro di Montalcino, dove tra pochi istanti entrerà nel campo il corteo storico che darà inizio poi a questo torneo straordinario di tiro con l'arco. Un torneo, come detto, straordinario perché è stato deciso anche dai quattro quartieri di Montalcino, Borghetto, Pianello, Ruga e Travaglio, per omaggiare la patrona della città, la Madonna Santissima del Soccorso, anche per rendono onore a questo anniversario che è davvero importante per Montalcino, perché nel 2018 ricorrono i 300 anni dall'incoronazione della sacra immagine della Madonna del Soccorso, e allora appunto i quartieri hanno pensato bene di organizzare questa edizione straordinaria di tiro con l'arco. Noi la seguiremo in diretta, streaming su Facebook per la seconda volta consecutiva, per il settimo anno invece sulla Montalcino News, quindi più o meno un'ora abbondante, e avremo modo di parlarne di questa edizione straordinaria, anche di fare un resoconto di quello che è successo nei giorni precedenti. Venerdì la presentazione dell'opera di Marta Perugini, che andrà poi al quartiere vincitore, e infine il sorteggio di ieri con la provaccia vinta dal Borghetto, ma poi riepilogheremo tutto. Intanto io presento i miei ospiti, ormai sono insomma un habitué, comincio da Bruno Bonucci. Ciao Bruno. Ciao Bruno. Poi con Bruno faremo anche una panoramica sul perché questa edizione straordinaria. Poi ovviamente per il commento tecnico ci aiuterà Claudio Sassetti. Ciao Claudio. Ciao, buonasera a tutti. E poi il mio collega da Montalcino News, Luca Stefanucci. Buongiorno a tutti. Allora, intanto le vedete, il corteo storico entra proprio adesso nel campo di tiro e insomma sarà un lungo percorso che si è sviluppato per tutta la città. C'è stata la benedizione degli arcieri per la prima volta al santuario della Madonna del Soccorso, e poi adesso piano piano stanno arrivando, e io allora comincio subito da te Bruno, perché è la seconda volta che Montalcino vede un torneo straordinario. Il primo nel 2000, l'anno del giubileo, adesso invece per un avvenimento che per Montalcino è davvero importante, i 300 anni dell'incoronazione della Sacra Immagine. Sì, io sono, non posso non sottolineare l'importanza di questa trasmissione che viene fatta ormai da anni e che oggi contribuirà, mi auguro, alla festa direttamente, insomma, che si chiude peraltro ormai oggi la festa, una lunga festa. E perché questi 15 giorni addirittura di festeggiamenti voluti per questo tricentenario della coronazione di questa Madonna? È questa la devozione per questa Madonna e la cura per il santuario dove l'immagine della Madonna è conservata, e costituiscono un elemento storico particolare, di particolare valore. Sempre diciamo, nella storia di Montalcino è stata presente questa coesione, possiamo dire, fra civile e religioso, e particolarmente quando è entrata ha preso spazio la devozione per la Madonna, certamente il santuario della Madonna, che è stato sempre di patronato del comune, di patronato pubblico, è diventata proprio costitutiva dell'essere montalcinesi. Una devozione spontanea, una devozione del cuore, un amore. E naturalmente si potranno dire tante cose, ma è da rilevare una cosa, perché diciamo il montalcinese è comune. Poi proseguiamo il saluto degli arcieri, che è sempre il primo momento toccante forse del torneo. Poi passeremo anche a riepilogare chi sono gli arcieri, chi sono i capitani, perché ci sono delle novità, in particolare c'è un esordiente nella Ruga. Bruno, concludi il discorso, vai. Chiudo il discorso, sì. Cioè questa particolare devozione è legata
a certi aspetti, caratteristiche della storia montalcinese. La storia del Montalcino che comincia nel XII secolo, quando già ormai le magistrature comunali sono vive, il primo podestà precede addirittura il podestà senese, quello di Montalcino. Fin da allora sarà per i montalcinesi una lotta secolare, assedi, aggressioni, impegni, soggezione continua, momenti culminanti come la battaglia di Montaperti e i montalcinesi, poveretti, questa condizione di, potremmo dire quasi perenne, di precarietà, l'hanno sempre vissuta fino poi al Cinquecento. Se prima Siena era aggressiva, nel Cinquecento i montalcinesi devono difendere Siena dagli spagnoli e dai medici, quindi ecco la devozione, il bisogno di protezione. Chiudiamo, però mi pare sia importante sottolineare. Assolutamente sì. Allora abbiamo intanto chi ci segue dalla diretta può mettere mi piace, può commentare, cercheremo anche di rispondere, magari se avete domande da girare ai nostri esperti Bruno Bonucci e Claudio Sassetti, la giriamo volentieri, possiamo anche creare un modo di interagire con voi. E mentre il corteo storico va avanti, abbiamo prima visto il saluto degli arcieri, andiamo a riepilogarli. Allora, per la Ruga tireranno Dario Sini, che è l'unico esordiente degli otto arcieri in campo, e Cesare Matteucci, arciere non estratto Massimiliano Casali. Per il Travaglio Andrea Manduca e Amedeo Cencioni, è rimasto in busta invece Giacomo Paccagnini. Per il Pianello Alessandro Pallari e Silvano Tarducci, non scoccherà le frecce Walter Addari. E poi per il Borghetto invece Giulio Cesare Montalto ed Emilio Parri, che ha vinto la scorsa sagra del Tordo, e Alessandro Tognazzi invece rimarrà fermo per un turno. Come detto, lo saprete già, c'è il sorteggio a rendere ancora più emozionante questa fase, perché Claudio, ormai il regolamento va avanti da diversi anni, tre arcieri vanno in busta ma solo due poi vengono sorteggiati. È un modo, ne abbiamo parlato anche nelle scorse edizioni, per rendere più intrigante e anche aperto, no, il torneo. In genere viene schierato sempre i tre migliori, però tra i tre c'è sempre uno un po' più debole, diciamo, e in questo modo si crea anche un diversivo, tutti possono avere un vantaggio o uno svantaggio dal sorteggio. I capitani degli arcieri sono quattro, ovviamente uno per quartiere. Ci sono due novità: Matteo Perfetti è il nuovo capitano del Borghetto, Andrea Pignattai della Ruga, e poi invece confermati Andrea Ricci del Travaglio e Lorenzo Pacenti del Pianello. Il capitano di campo è Mauro Marconi, sarà l'arbitro di fatto della gara di questo torneo, il vice capitano invece è Franco Parri. E adesso, Luca, potremmo fare un riepilogo della provaccia, andare un po' a vedere cos'è successo ieri, no? Sì, è stata una gara, una provaccia indecisa fino all'ultimo. Era partito molto bene il Travaglio, che aveva fatto serie completa fino al terzo giro, e poi all'ultimo è cambiato tutto. Il Travaglio ha fatto molti errori e il Borghetto è riuscito a recuperare e a portarsi a casa la provaccia. E sentendo un po' ieri sera in giro per le scene, comunque sembrerebbe una gara molto aperta, indecisa, e quindi ecco, chiediamo anche a Claudio, ci sono delle indicazioni che possiamo seguire da quello che è successo ieri, oppure oggi sarà completamente diverso? In base a quello che è successo ieri, io non ero presente, però ho letto i risultati e obiettivamente non mi sembra che sia stata una provaccia entusiasmante per nessun quartiere. Logicamente uno ha vinto e è stato migliore degli altri. Spero che sia una gara molto più entusiasmante oggi, e non credo che ci siano vantaggi, perché diciamo che sono stati intorno agli 80 punti un po' tutti, ed è pochissimo se calcoliamo che la serie completa è 100. Vediamo, probabilmente oggi sarà molto più entusiasmante. Ecco, ricapitolando il punteggio della provaccia: Borghetto 87 punti, Ruga 84, Travaglio 80, Pianello 78.
Allora Provaccia, come detto, vinta dal Borghetto, che avrà un piccolo vantaggio. Uno lo ha già utilizzato, anche se è una scelta un po' anomala, perché chi vince sceglie la corsia di tiro e il Borghetto ha scelto la quarta, cioè praticamente la più lontana dalla nostra postazione, ma è quella più, anche più lontana poi dal pubblico, ma è anche quella più vicina al palco delle comparse, no? Claudio, quindi è una scelta un po' anomala, perché in genere chi vince sceglie o la terza o la seconda, quelle in mezzo, perché sono più isolate. Invece il Borghetto ha preferito un po' rischiare, un po' azzardare. Ma no, azzardare, sai, queste sono scelte che fanno gli arcieri. E si vede che loro si sentono più sicuri in quarta corsia, sono più lontani dal pubblico. Vabbè, a me non piaceva la quarta corsia, anche perché io vedevo tutti gli altri cinghiali dalla quarta corsia, a me mi piaceva vedere solo il mio. Quando devi guardare anche che cosa fanno gli altri, forse è anche uno svantaggio. È vero, è verissimo quello che ha detto Claudio. E Borghetto è arrivato primo, poi la ruga seconda, quindi si è posizionata nella terza corsia, che è quella di solito più gettonata. Poi è arrivato terzo il Travaglio, intanto c'è Barbara Tognazzi, ha scritto forza Travaglione, ha incitato il proprio quartiere. Travaglio che è partito benissimo nella provaccia, ha fatto le prime tre corsie serie completa praticamente, non ha sbagliato niente. Poi c'è stato un po' un blackout, diciamo, all'ultima distanza di tiro, che è stata sorteggiata, era 39 metri. Vedremo poi oggi quale sarà l'ultima distanza scelta da chi ha vinto la provaccia, cioè il Borghetto. E quindi il Travaglio che poi è passato in terza posizione e agirà nella seconda corsia. In prima, che è quella diciamo più sconsigliata, la prima è toccata invece al Pianello, che è arrivato quarto, ma ha fatto comunque una buona provaccia inizialmente. Poi l'ultimo tiro ha penalizzato soprattutto Travaglio e Pianello, che si sono ritrovati ultimi, ma in realtà sono solo indicazioni, poi in realtà tutti partono da zero e quindi insomma è davvero aperta. Adesso c'è il momento di silenzio e si attenderà il banditore? Sì, adesso gli arcieri si preparano, montano gli archi, guardano i materiali e aspettiamo il banditore che ci racconta qualcosa, e aspettiamo anche soprattutto la busta con l'ultima distanza che porterà il Borghetto. Ogni popolo, diciamo, si è unito nei propri rispettivi settori. Vediamo anche le tende dei quattro quartieri, un pochino scolorite dal tempo, diciamo. Però anche questo insomma fa atmosfera, no Bruno? Ma sì, la bellezza delle bandiere al vento è indiscussa. Lo scenario l'abbiamo ripetuto più volte, è uno scenario, non voglio dire incomparabile, ma insomma è un bello scenario. Questo contrasto, tra l'altro, fra il verde del prato e la fortezza ferrigna, no? Con queste bandiere colori, è molto bello. E il cielo poi stasera è particolarmente aperto, insomma è una bella serata, speriamo bene. Non credo che il vento dia fastidio, il vento non è molto forte, quindi non darà. Allora sentiamo Claudio, il vento, la situazione è abbastanza ottimale per tirare? Il vento è tranquillo, se è a favore non crea grossi problemi, diciamo potrà andare 2 centimetri più alta, ma niente di che, è più bassa, scusa. Sì, il meteo è stato clemente, perché insomma fino all'ultimo era incerto, qualche pioggerella la dava insomma, i siti specializzati, poi in realtà sembra davvero benevolo, poi vedremo, ma insomma non ci dovrebbe essere grossi problemi. A proposito di torneo straordinario, è la seconda volta, perché 18 anni fa nel 2000 ci fu il primo torneo straordinario vinto dal Borghetto agli spareggi, e tra l'altro andò allo spareggio la ruga con il nostro Claudio Sassetti. Sì, c'ero anch'io e andò in quel modo, chi c'era se lo ricorda bene, si arrivò in fondo agli spareggi e poi ci fu un po' di patatrac. Un torneo straordinario si vive in modo straordinario o alla fine è un torneo come gli altri? Io l'ho vissuto come un torneo come gli altri. Può essere una cosa eccezionale perché capita in un altro periodo e ti cambia un po' gli allenamenti, ti cambia un po'
Ma serve anche per le altre due gare. Io l'ho vissuto normalmente. Vediamo oggi quanto sono preparati i nostri acceri, perché hanno fatto un allenamento un po' anticipato rispetto agli altri anni, che era ora il periodo che iniziava a tirare, invece ora si sono allenati d'inverno. Intanto il banditore sta ricordando il primo torneo straordinario, quando vinse il Borghetto, e appunto allo spareggio, come si diceva prima, con la Ruga. E quel torneo, l'ha notato anche il banditore, piove abbastanza, no Claudio? Sì, no, non è che piove, era un diluvio, fulmini e tuoni era il 2000, e si iniziò a tirare che pioveva e si finì che diluviava. In quei casi, quando si inizia, bisogna continuare, no? Il regolamento dice se così. Si inizia, si finisce, a meno che non ci sia uno che viene colpito da un fulmine, si va avanti. Invece, se le condizioni non consentono di giocare, si può rinviare al giorno successivo. Si rinvia al giorno dopo, però ecco, si potrebbe rinviare adesso, in questo momento. Se la gara inizia, va finita. Il banditore riepiloga la provaccia di ieri sera. Tornando sempre a questo torneo straordinario del 2000, ricordo che fu particolare perché si tirò spalle al pubblico e rivolti verso la fortezza. Rivolti verso la fortezza, sì, spalle al pubblico. Ma non era la prima volta, c'era già stato l'ottobre prima, mi sembra, che si tirava ancora spalle al pubblico. In quel caso la scelta della corsia veniva azzerata, la strategia, perché di fatto erano tutti spalle al... Sì, più o meno, però in quel caso diciamo che si sceglieva sempre la corsia guardando la fortezza a sinistra, perché ti rimaneva le tribune sulla prima corsia, prima, seconda, terza, la quarta corsia era quella meno esposta alle tribune. Allora, un momento di pausa, di silenzio, con il banditore che poi spiegherà anche il regolamento. Si attende anche la decisione del Borghetto dell'ultima corsia, perché ripiloghiamo, sono quattro corsie, quattro distanze. La prima, la più vicina, da 25 metri, la seconda da 30 metri, la terza da 35 e l'ultima invece è variabile, va da 38 a 45 metri. La sceglie chi vince la provaccia, ovvero il Borghetto in questo caso. Borghetto che ha tirato nella provaccia di ieri, è stata sorteggiato l'ultima da 39 metri, si è anche trovato bene, o comunque è il quartiere che ha fatto meglio insieme alla Ruga, o meglio è il quartiere che ha fatto meno peggio, perché alla fine è stata una strage tra virgolette, perché ci sono stati davvero tanti errori in quest'ultima serie. Comunque vedremo poi quale sarà la soluzione del Borghetto. Intanto il banditore chiama i capitani degli arcieri al tavolo per l'operazione di rito, no? Sì, ora c'è la distanza, praticamente viene aperta la busta davanti a tutti e si capirà la strategia, se è una distanza corta o lunga. La strategia la sanno loro, perché ai risultati io avrei scelto una distanza lunga. Il torneo si divide in quattro serie di tiri. Anche se 39 metri per me è sempre stata la distanza più bella in assoluto, però visto che dall'ultima distanza nessuno ha fatto serie completa, rigiocarsela vicino mi sembra un rischio. La distanza degli arcieri dall'avversario è di 25 metri. Bruno? Sì, no, mi viene in mente... In età medievale fino poi anche all'età moderna avanzata, nel giorno della festa di Montalcino, oggi è l'8 di maggio, allora era il giorno del Corpus Domini, e quest'anno questo torneo si avvicina al giorno del Corpus Domini, credo che sia questa settimana. Voglio dire che nel giorno del Corpus Domini gli arcieri montalcinesi esistevano, come erano i cacciatori, e veniva organizzata proprio la cacciata della festa nel pomeriggio nell'area delle ritirate sulle mura, dove di solito facevano allenamento i giovani
per la formazione militare locale, e in quell'area ricostruivano un bosco dove poi buttavano gli animali, facevano uscire gli animali, lepri, cervi, cinghialetti, e gli arcieri, non esistevano squadre di arcieri per ogni terzo come allora era diviso Montalcino, però singolarmente gareggiavano proprio usando l'arco contro gli animali, ecco, le famose cacciate. Anche questa non è che fosse, era una pratica che veniva, era diffusa nell'età medievale, però in Montalcino era particolarmente importante per via dei boschi e della selva vicina. Che dire, ma io, ecco, ora è la gara, io vi taccio. Intanto il capitano degli arcieri del Borghetto si sta già muovendo per consegnare la busta, e a quel punto si saprà, insomma, l'ultima distanza di tiro, che per ora rimane top secret. Ci soffermiamo velocemente sull'opera che andrà al quartiere vincitore, perché ormai è da 10 anni che chi vince riceve anche un'opera, e c'è un artista tutte le volte che viene, come dire, contattato dal comune e poi realizza quest'opera. Questa volta è toccato a Marta Perugini, che è un artista senese. Che ne pensi? Beh, io non sono riuscito a vederla bene, perché l'espongono, poi scompare e la rivediamo qui in campo. No, comunque ho ascoltato la descrizione che ha fatto la Maddalena San Filippo, e che ha la sua competenza sulle opere d'arte, e ha sottolineato il particolare aspetto di icona. Non è la riproduzione di un'opera trecentesca della pittura senese, è proprio una visione della Madonna con il bambino, caratterizzata da questa forte sacralità. Del resto il fondo è oro, quindi è una idealizzazione della religiosità al massimo, non ci sono tracce di realismo, ecco. 41 metri ha scelto così il Borghetto. Non hanno azzardato troppo. Sì, diciamo una distanza media, no? Sì, è praticamente la distanza centrale. Comunque si sono spostati di due metri, era 39 metri alla provaccia di ieri, è stata sorteggiata di 39 metri, invece sarà di 41 quell'ultima, che è quella più importante, sia perché è l'ultima, ma anche perché vale più punti, vale 4 punti ogni freccia messa a segno. Possiamo anche fare un breve riepilogo del regolamento. Abbiamo detto delle 4 corsie, delle 4 distanze, 25, 30, 35 e adesso 41 metri. E poi ogni arciere ha a disposizione in ogni turno, in ogni sessione, 5 frecce ciascuno, giusto? Giusto. Per 40 secondi. Per 40 secondi. E forse il tempo è quello che può condizionare un po' di più? Sì, il tempo condiziona un po', ma calcola che ogni freccia viene tirata in sicurezza in 6 secondi. Quindi c'hai 2 secondi bonus per eventuali? C'hai un 6x5, 30, 32 secondi, cioè, c'hai 7-8 secondi di margine, perché di solito si tira in 7 secondi, 7x5, 35, però calcoliamo che in eventuale spareggio devi essere in grado di tirare anche la sesta freccia, perché quando tiravo io... tiravo sempre in 6 secondi più o meno di media. La prima freccia si impiega un po' di più a tirarla. Poi entri nel meccanismo. Nel meccanismo. Quindi 5 frecce per ogni arciere, quindi, per ogni sessione, diciamo, quindi per ogni distanza. E intanto vengono chiamati gli arcieri per il controllo delle frecce.
E poi insomma tra pochino si parte, quindi la prima distanza da 25 metri, ogni freccia messa dentro, basta prendere qualunque parte del cinghiale, no? Sì, sì, qualsiasi parte frontale del cinghiale va benissimo. L'importante è tirare bene la prima freccia. Io ho sempre una pecca che ho avuto, a volte non tiravo mai bene la prima freccia, non capivo se avevo sbagliato io, se avevo avuto fretta, se era andata male. Tirare bene la prima freccia è fondamentale. Tira la spinta in più. La prima distanza, quindi ogni freccia messa a segno in questo cinghialino tridimensionale vale un punto. Tra l'altro abbiamo anche le nostre quattro telecamerine che ci permetteranno anche di zoomare sul bersaglio, quindi insomma chi ci segue da casa, chi ci segue sul cellulare avrà l'opportunità anche di vedere probabilmente meglio di noi che siamo qua. E poi il punteggio va a salire, quindi la prima distanza vale un punto per ogni freccia messa a segno, due punti nella seconda distanza, tre punti nella terza e quattro nella quarta, che quindi peserà tantissimo. Intanto il capitano e il vice capitano di campo posizionano, picchettano. Gli aiutanti di campo, non è il capitano che si piega a battere su picchetti. In effetti il capitano ha un altro status. Capitano e capitano. Io voglio dire che siamo proprio fortunati ad avere Claudio qui, no? Perché escono fuori proprio, dentro, ti tira dentro e poi ha una sua esperienza più che pluridecennale, credo, di campo, di tiri, e quindi è un che di giocoso, molto, siamo fortunati, te lo dico. È verissimo, ci può dare tantissimi suggerimenti, tantissimi spunti, anche perché si fa anche per fare una battuta, perché io ho iniziato a tirare in campo nell'81, le tende avevano di bei colori, ma anche io avevo di bei colori nell'81, mi sono scolorito anch'io dall'81 a oggi. È vero, ma insomma ti mantieni comunque in forma per seguire con noi la diretta. Dicevamo quindi della distanza di 41 che è stata segnalata, e quindi insomma una volta terminato il controllo delle frecce sarà il momento di cominciare. Facendo un riepilogo diciamo statistico, negli ultimi due anni si sono alternati Ruga e Borghetto. L'ultimo anno, cioè, ovvero nel 2017, la Ruga vinse l'apertura delle cacce ad agosto, il Borghetto invece vinse la sagra del Tordo, erano i 60 anni, quindi c'era anche la Freccia d'Oro, un'edizione particolarmente importante, e quindi insomma in questi due anni si sono alternati questi due quartieri. Il Travaglio invece ha avuto due anni a vuoto, diciamo così, dopo comunque 5 anni intensi dove aveva sempre vinto anche i cappotti del 2013 e 2015. Il Borghetto invece, ahimè, Bruno, il Pianello non vince dal 2011, sono 7 lunghi anni. Adesso quest'anno ci sono 3 tornei, diciamo che è il momento, no? Anche noi del Pianello però abbiamo goduto splendidi soli, mi ricordo il primo decennio, i primi 15 anni il Pianello faceva man bassa di vittorie. Vero Claudio? Purtroppo poi sì, è una situazione che per certi versi può anche un po' preoccupare, questa, no? Di quell'equilibrio del gioco è elemento fondamentale, no? Certo, più c'è equilibrio, più c'è anche passione, entusiasmo, ovviamente. Questo è sicuro. Intanto gli arcieri hanno modo di provare, di testare un po', di verificare, no? Qualcosa. Sì, un attimo. Fare un attimo l'occhio con la sagoma. Manca la mazzone del Pianello. Sì. È un peccato, ecco. È verissimo. Hanno modo di provare, anche perché, lo ricordiamo, gli arcieri si allenano tutto l'anno, ma qui al campo di tiro lo possono fare solamente durante il torneo. Solamente durante i tornei e le prove. E infatti anche questo potrà incidere, penso all'unico esordiente, Dario Sini della Ruga, che è stato forse un po' penalizzato dal debutto ieri nella provaccia,
è chiaro che insomma si trova di fronte a una situazione completamente nuova, che insomma va bene l'allenamento, va bene tutto, ma poi quando scendi in campo... Sì, la prima volta è sempre la prima volta e sinceramente io sono fuori dal mondo del tiro all'arco da un po' di anni e non ho avuto occasione di vederlo tirare in allenamento e non ho avuto occasione di vederlo ieri in provaccia perché non ero presente. Vediamo un po', me ne hanno parlato abbastanza bene i ragazzi della Ruga, vediamo un attimino come si comporta ora che è gara. Si attende il segnale per dare il via di fatto al torneo con i primi arcieri posizionati, il Borghetto in prima linea, poi Travaglio, poi Ruga e poi Borghetto, e allora si comincia con la prima sessione. 5 frecce da scoccare che valgono un punto ciascuna. E qui confido anche nell'occhio di Claudio, eh? Sì, per ora si vede poco, ma sembrerebbero tutte a segno. È un errore della Ruga. La Ruga con Dario Sini, che aveva sbagliato anche nella provaccia. L'applauso in particolare del Borghetto, ma anche di tutto il popolo dei quartieranti, che alla rete, proprio come si dice in gergo, per seguire. Adesso vediamo il primo verdetto, il primo parziale, poi seguiamo il conteggio, facciamo anche un rapido riepilogo con Luca, anche se è abbastanza facile. 5 punti per il Pianello, 5 anche per il Travaglio. Eccolo qui l'errore, come aveva visto bene Claudio, di Dario Sini, quindi un errore per la Ruga e 5 per il Borghetto. Facciamo un riepilogo piuttosto simbolico, perché è abbastanza facile per adesso lui. Sì, riepilogo simbolico, hanno fatto l'un plane Borghetto, Travaglio e Pianello, un errore invece per la Ruga, che comunque avrà sicuramente modo di recuperare perché la gara è ancora lunga. È il momento adesso dei secondi arcieri, che avranno anche loro a disposizione 5 frecce, sempre i 40 secondi, attendiamo il segnale e poi partiranno anche loro. Di solito si manda quelli un po' più esperti, no? Che fanno i secondi arcieri? Non è la regola. Però in questo caso vediamo anche qualche big. Sì, diciamo in questo caso secondo me sì, hanno scelto forse i ritenuti migliori loro. Sì, 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 sono Borghetto, Emilio Parri per il Borghetto, Cesare Matteucci per la Ruga, Amedeo Cencioni per il Travaglio e Silvano Tarducci per il Pianello, sono loro a tirare in questo momento. Sentite le urla dei quartieranti, anche questo fa parte del contesto, fa parte della festa. Bruno dice è dura per il Pianello, perché in prima corsia... Poi c'ha anche in faccia, c'ha proprio di fronte il popolo dei quartieranti. Vediamo un po' l'esito. Non ho visto errori. No, però vedo, non vedo bene i cinghiali. Cioè, vedo che c'è forse una freccia in una gamba. Ci sono due frecce basse. Una del Pianello e una del Travaglio, però non riesco a capire se è la pancia o se è la gamba. Una sembra la gamba. Che comunque vale. Vale. Allora, un plan per Pianello, un plan per il Travaglio, la Ruga rimane a 9 per l'errore prima di Dario Sini, quindi Cesare Matteucci comunque fa 5 su 5 e poi il Borghetto a 10 e quindi Luca. Sì, e quindi rimane un po' invariato come al primo giro. La Ruga paga l'errore iniziale. Gli altri quartieri, Borghetto, Travaglio e Pianello, si portano a 10 punti. Tra poco inizierà il secondo giro. Adesso è il momento di ritirare le proprie frecce, che verranno riutilizzate, salvo problemi, no, delle frecce. Sì, probabilmente quella fuori verrà cambiata, ma... Per scaramanzia. Per scaramanzia, senz'altro, perché da vicino sì... È un momento anche di confronto dove il capitano degli arcieri e i due arcieri possono un po' scambiarsi qualche sensazione, qualche... Sì.
viene detto sempre dure parole magari di conforto verso un eventuale errore fatto e si invita alla calma perché ancora la gara è lunga. La gara è ancora lunghissima, diciamo che un punto non è che poi pesa così tanto, no, pesa più a livello emotivo magari. Pesa a livello psicologico. Quindi come detto la Ruga che deve rincorrere, gli altri tre quartieri invece sono allineati al primo posto, tutti a punteggio pieno, è il momento adesso della distanza da 30 metri. Ti avverto che la Sagra del Tordo, il Pianello, ha perso l'anno scorso per un punto, non una freccia, un punto. L'ultimo tiro. Avesse messo dentro l'ultima freccia sarebbe andato agli spareggi con il Borghetto, esatto, sì, fu un errore che pesò moltissimo, però d'altronde anche questo è il bello della sull'ultima distanza ci sta. Momento di pausa e poi si ricomincia ancora con i primi arcieri, stavolta da 30 metri, quindi si sale di 5 metri. Dalla distanza di 30 metri, con le frecce che valgono 2 punti ciascuna. E come ci ricorda il banditore, il peso delle frecce raddoppia perché valgono 2 punti a freccia. Quindi Claudio, adesso che si spostano di 5 metri... L'arco lo devono alzare un pochettino? Sì, diciamo si mira leggermente più alto. Poi dipende come viene fatto, ognuno ha una tecnica per mirare. Io avevo delle linee sull'arco, di solito una, so che ce n'hanno 7-8, dipende. C'è chi ti mira sempre nello stesso posto, c'è chi cambia. È una delle poche cose che si può fare sull'arco perché poi deve rimanere... Sì, dei disegni con un pennarello... Si comincia con la seconda distanza da 30 metri. C'è stato un errore del travaglio. Errore di Andrea Manduca, ci suggerisce Claudio. Poi Alessandro Pallari tira per il Pianello in prima linea, in prima corsia. Dario Sini per la Ruga, l'esordiente in terza. E Montalto, Giulio Cesare Montalto per il Borghetto. C'è un casino incredibile là. Sì, ma non riesco a vedere dietro a Cingali, quindi non, è difficile vedere gli errori. Però credo che abbia sbagliato una al Pianello e una al Travaglio, ma non vedo bene. Allora, Bruno si chiede come mai questo vocio. Perché il Pianello ha sbagliato una freccia, Bruno. È per quello che bociano. Poi ci sono tanti rumors. Sì, l'errore del Pianello, l'errore di Alessandro Pallari. E vediamo invece un errore anche per il Travaglio, Andrea Manduca. Iniziano ad arrivare gli errori. E invece l'applauso del popolo della Ruga anche per incitare il debuttante Dario Sini. Borghetto 5, a questo punto il Borghetto passa in testa. Aspettiamo a fare un resoconto, aspettiamo i secondi arcieri, però virtualmente in questo momento il Borghetto passa in testa. Borghetto che, come detto, vinse l'ultima Sagra del Tordo. Emilio Parri è uno dei vincitori, sta per tirare adesso. Alessandro Tognazzi, l'altro vincitore della Sagra del Tordo di ottobre, non è stato estratto, è rimasto in busta al suo posto Giulio Cesare Montalto. È una coppia di arcieri inedita rispetto alla Sagra del Tordo, quindi anche il fatto delle liste crea questi possibili sconvolgimenti o comunque mini rivoluzioni, e quindi si vede sempre facce nuove o sempre nuovi abbinamenti, no? Sì, nuovi abbinamenti spesso, perché facce nuove più o meno gira e rigira sono sempre soliti. Seguiamo allora, sempre distanza 30 metri, ma sono i secondi arcieri stavolta. Errore Pianello, suggerisce Claudio. C'era un altro esordiente, Walter Addari, scusate, Giacomo Paccagnini nel Travaglio, ma è rimasto in busta. Allora seguiamo, concentriamoci per questa seconda manche. Sono abbastanza contenti quelli del Borghetto. Sì, ho visto un grande Amedeo.
Medeo Cencioni, sì, del Travaglio. L'ha visto in forma? Ho visto tirare queste 5 frecce in modo perfetto. Intanto continuate a seguirci, siamo già a tantissimi piace. Qualcuno, Tommaso Furia, ha anche commentato Robin Hood, non so se è riferito a un particolare, a un arciere oppure in generale. Sette pianelli. Sette frecce. Sette frecce su 10, quindi altri due errori per Silvano Tarducci, serie completa per la Ruga e serie completa anche per il Borghetto che si conferma al primo posto, però andiamo da Luca. Sì, al termine della seconda distanza passa avanti il Borghetto che conduce con 30 punti, seguito dalla Ruga che recupera con 29, il Travaglio a 28 e invece gli errori del Pianello condannano al momento il quartiere bianco-blu all'ultima piazza con 24 punti, ma ancora è tutto in gara. Siamo di fatto a metà della gara del torneo, perché mancano adesso altre due distanze, quella da 35 e da 41 metri, quelle più difficili ovviamente. Ecco il riepilogo anche del banditore. Borghetto, Ruga, Travaglio, Pianello, questo l'ordine. Iniziano a pesare, ma è ancora tutto aperto, Claudio. Sì, diciamo che 35 metri può dare una svolta, eh? Eh sì, davvero, da 35 metri vale 3 punti ogni freccia. E quindi, visto che sono 10 frecce scoccate dai due arcieri, in totale sono 30 punti potenziali. Pianello. Pianello cresce alla scuola dell'umiltà. Anche qui un momento di pausa. Tanto non abbiamo nominato i quattro presidenti, anzi i tre presidenti e il governatore dei quattro quartieri, con il sindaco Silvio Franceschelli al centro, sono posizionati di fatto dalla parte opposta rispetto alle sagome dei cinghiali. Il sindaco al centro, poi alla sua sinistra ci sono il presidente della Ruga e la presidente del Travaglio, dall'altra parte invece il governatore del Borghetto e il presidente del Pianello. Sono tutti confermati tranne Jacopo Caporali, governatore del Borghetto, per lui di fatto è l'esordio nel torneo. E sta per cominciare la terza serie, distanza 35 metri, la prova degli arcieri che simulano intanto. Abbiamo visto durante la provaccia qualche arciere metteva le frecce negli stivali, però poi è un'usanza che al momento del torneo non si porta avanti. Ma Cesare credo che metta sugli stivali, io ho sempre messo sullo stivale, perché la faretra si muove molto e a me non piaceva andare a cercare la freccia. È più stabile, sì, rimane lì. Però son modi di tiro. E ora gli diamo un occhio a Cesare Matteucci per vedere se li tiene nel stivale anche oggi. Sono già allineati i quattro arcieri, i quattro primi arcieri. Attendiamo Mauro Marconi, il capitano di campo. Poi se avete domande, curiosità, insomma, scriveteci, commentate sotto la diretta, mettete mi piace, condividetela, insomma, e noi eventuali richieste le possiamo girare anche ai nostri ospiti. C'è stato un momento di pausa di troppo, non so se... Mi sono distratto un attimo, non capisco cosa c'è da...
È come se, non so, ci fosse da verificare qualcosa, però in realtà gli arcieri erano già tutti da questa parte. Va a comunicare al capitano del Pianello, a Lorenzo Pacenti, che è il capitano degli arcieri del Pianello, ma non si è capito cosa non quadra. Intanto ci scrivono Forza Ruga da Dakar, e quindi insomma, grande Dakar. Chi è? È il nome Pibara Camara, non so se la pronuncia, anche magari ci scuserà per la pronuncia, però adesso è il momento, perché siamo partiti e si sente benissimo. Borghetto, errore del Borghetto, e quindi si riapre per la testa della classifica. Si vede che adesso conta tutto di più, si sente più che altro. Pianello che esulta. No, non è che esulta, si sta dannando il capitano. Sì. Un errore del Borghetto sicuramente, ma forse due? No, 35 metri è tosta, ragazzi. Sì. Pianello, quattro frecce. Quattro frecce del Pianello, quindi un errore. Travaglio, 5 per il Travaglio. 5 per la Ruga, non male. E 3 per il Borghetto, incredibile, incredibile. Borghetto era primo e adesso potrebbe anche passare ultimo, non lo so. Penultimo, perché ha sbagliato un errore anche il Pianello. Attendiamo prima di fare il calco. Intanto Fabrizio Ceccarini ci scrive da Milano: speriamo che sia la volta buona per il Pianello. Lo spera anche Bruno, però all'inizio. Sì. Certo, io speravo che. Comunque ancora ci sono due distanze, no? Sì. 15 frecce ci sono ancora. 5 frecce, queste 5 frecce valgono 3 punti. Che nessuno farà serie completa. È vero, perché hanno sbagliato tutti. Può fare serie completa magari ancora un arciere forse, ma non il quartiere. E allora andiamo con la seconda. Errore del Borghetto. L'ultimo a tirare è stato Cencioni, Amedeo Cencioni, e adesso vediamo. Mi sembra abbastanza rilassato Amedeo, quindi mi sa che ce l'ha messe tutte, ma anche Cesare mi sembra ce l'abbia messe tutte. E loro sono i due più esperti, diciamo, cioè, o comunque gli anziani, tra virgolette, anche Pallari anziano. Vediamo un po', il Pianello parte da 4 punti per via dell'errore. Attenzione, incredibile. Incredibile, l'avevo vista tutte queste frecce. Incredibile. Altri 3 errori, quindi 6 soltanto. La serie completa del Travaglio, che a questo punto dovrebbe passare in testa. Comunque poi passiamo. Un errore anche per la Ruga. Errore di Cesare Matteucci. Vediamo il Borghetto. 7. Attenzione, perché il Travaglio è lanciatissimo. Colpo di scena arrivato a questo momento, perché passa avanti il Travaglio con 58 punti, seguito dalla Ruga a 56. Il Borghetto, che era in testa fino a questo momento, paga 3 errori e quindi si ferma a 51 punti. E adesso si fa veramente dura per il Pianello, che fanalino di coda,
con 42 punti. Allora, intanto altri due commenti. Ofelia Piccioni scrive: uffa, non so di che quartiere del Pianello, probabilmente dallo sbuffo si può intuire. E poi c'è un saluto a Bruno, Alessandro Pazzaglia, salutatemi il Bonucci. E noi. Ma sì, no, ma lui il messaggio ha precede le frecce fallite dal Borghetto. Ok. Allora, si arriva all'ultima distanza, che può ancora riaprire i giochi, però intanto ci sono stati diversi errori. Da una visto che sono state sbagliate anche tre frecce per Alcere, è tutto aperto a questo punto. Non mi sbilancio, ma per niente. Il Maruga con 56, il Borghetto con 51 e il Pianello con 40. Sì, due punti soli tra Ruga e Travaglio, poi seguono anche gli altri due. Serena Bartolomei, anche dalle Marche ti fiamo Ruga, è un po' più vicino rispetto al Dakar, ma comunque insomma, ci fa piacere che seguono anche dalle altre regioni. Fabrizio Ceccarini, anche questa volta puntini, anche questa volta non si vince, immagino, però c'è un'immagine della Juventus, quindi dal punto di vista calcistico sicuramente gli va bene, gli va meglio. Rita Vaselli, l'ho sempre detto che nelle Marche ci abitano persone intelligenti, forza Ruga, con tante A. Poi Giorgia Di Giovanni, forza Ruga. Marzia Scheggi, forza Travaglio. Cinzia Boccardi, forza Pianello. E quindi insomma ci incitano anche i nostri followers. È difficile fare conti, eh sì. Sì, perché lo ricordiamo, l'ultima serie da 41 vale 4 punti ogni freccia che va a segno. E Bruno sta facendo il calcolo, la rincorsa del Pianello, che ci vuole un miracolo. No, non ci sono, la matematica è ormai... Non è vero, perché ieri mi hanno detto, io non ho visto la prova, ma mi hanno detto che l'acciere del Travaglio ha messo una sola freccia. Sono una freccia, sono 16 punti sbagliati. Vediamo, basterà attendere per poco. Intanto Liana Meattini, forza Ruga. Insomma, sono tanti i seguaci della Ruga da fuori Montalcino. Oppure magari ci seguono anche da Montalcino, in realtà, non è detto. Flavia Albanese, forza Travaglio da Parigi. E un abbraccio al professore. Flavia Albanese. Ringrazio. L'ultima distanza, che sarà ancora più rallentata, perché tra i primi arcieri e i secondi arcieri ci sarà una pausa, e quindi insomma avremo modo di goderci ancora di più questa suspense. Vediamo a chi dice bene questi 41 metri. Elena Cerini, forza Ruga, anche lei, insomma, sono tantissime ormai, diciamo che almeno a livello di followers, di commenti, vince la Ruga, però al momento è avanti il Travaglio. Potrebbe salvarlo la pioggia. Ma Bruno dice potrebbe salvare la pioggia, sì, forse sì, a questo punto. In realtà se piove si continua ad andare avanti, non è che può venire. Sì, è vero, sì. Ricordiamoci del Borghetto, ragazzi, la scelta lui 41 metri, È vero, dovrebbe essere alla sua distanza, comunque quelli più avvantaggiati. Alberto Caselli, Miguel Santiago, Ubabbo, anche questo giro il Pianellone non va, forza Pianello comunque da Milano. E si parte allora da 41 metri, l'ultima distanza, la più lontana, la più difficile. Il Pianello l'ha messa dentro, anche se è andata particolarmente bassa. Sì, ha sbagliato la Ruga. Errore per la Ruga, era seconda, quindi occhio, perché... Due ne ha sbagliato. Il Travaglio ha sbagliato. Pianello ha sbagliato. Il Borghetto non riesco a vedere. Bisognerebbe mettercela qualcuna. Sarebbe più bello. Allora, finita la sessione. Adesso... Vedi, si è già ribaltata la situazione, Eh sì, Borghetto potrebbe... Borghetto ne ha messe 5, mi sembra.
Tanto forza lunga anche da Patrizio Regoli, ma adesso concentriamoci su questo esito. Come detto, come ripeto, i punti sono tanti in gioco, eh? Due per il Pianello, che a questo punto penso che può anche il Travaglio, tre, eh? Tre per il Travaglio, forse due, due anche per la Roga. Clamoroso, clamoroso. 5 per il Borghetto che passa in testa. Vai Luca. Sì, perché si allungano le distanze e contemporaneamente ritorna in testa il Borghetto, che con 71 punti compie una grande rimonta e scavalca il Travaglio, secondo a 70 punti. Ruga terza a 64 punti, mentre ormai è fuori dai giochi il Pianello con 50. Allora, adesso i primi arcieri hanno tirato, vanno a recuperare le frecce, possono parlare con i capitani, mentre rimangono i secondi arcieri, quindi un attimo di pausa e poi si riprenderà con gli ultimi 5 tiri. Intanto ci saluta anche Tamara Antichi e Tommaso Bovini dice: hanno cambiato le regole? Vince chi le sbaglia di più. Sì, mi sembra, sì. No, vince chi ce le mette di più, perché il Borghetto in questo caso ha fatto un playing. Calcola che c'è il Travaglio a un punto e ci sono due arcieri bravi, sia nel Travaglio che nel Borghetto. Vediamo chi è più bravo. Ofelia Piccioni dice: Gadiulo, tocca riallargare i cinghiali. Sì, no, ma si tirava bene con i cinghiali grandi, era uno spettacolo. E ricordiamo, insomma, nel corso del tempo le sagome sono andate rimpicciolendo, a parte prima era in due dimensioni. Sì, prima erano due dimensioni, però volevo dire una cosa, Ofelia. Prima tiravano altre persone. E quindi si è un po' abbassato il livello? No. Ofelia aveva il marito che tirava con l'arco e quante battaglie abbiamo fatto. E allora siamo pronti a vivere queste ultime 5 frecce che pesano tantissimo. In prima fila per il Pianello Silvano Tarducci, in seconda per il Travaglio Medeo Cencioni, Cesare Matteucci, in terza fila per la Ruga e poi Emilio Parri per il Borghetto. Dipende tutto da loro. Fazio Giorgi intanto scrive: io li farei anche ancora più piccoli i cinghiali. Si parte, le ultime 5 frecce. Il Borghetto la mette a segno la prima, è dentro anche quella del Travaglio. Anche la seconda per il Borghetto. Ora mi sto concentrando su quello perché sono primi. È Travaglio, dovrebbe essere Travaglio là. Travaglio. Stanno già esultando prima di aspettare il verito finale, ma io passo. Aspettiamo ovviamente l'ufficialità. Un bravo Amedeo. Nada Bianchini, dita incrociate per il Borghetto, ma ormai sembra davvero Travaglio. Fabrizio Ceccherini scherza, infatti mi sembrava che il cinghiale si è rimpicciolito. Tommaso Bovini, mai una gioia. E vediamo un po', due per il Pianello, ma era già fuori dai giochi, potrebbe anche chiudere il quarto e ultimo posto. Il Travaglio con 5. Ruga. 5 per la Ruga, però non basta. Non basta. E 4 per il Borghetto. Anche queste non bastano. Luca, vai, anche se ha vinto il Travaglio. Sì, vince il Travaglio, Cencioni infallibile dall'ultima distanza. Vince il Travaglio con 90 punti. Borghetto sbaglia una freccia e quindi si aggiudica la seconda piazza con 87. Non bastano le 5 frecce messe dentro dalla Ruga, che si ferma 84. Chiude il Pianello con 58.
partita l'esultanza del popolo, del Travaglio, è partito anche il banditore ovviamente del Travaglio, e insomma c'è una quartiere che vince e gli altri ovviamente che ci riproveranno ad agosto, perché si torna con l'apertura delle calce se continuate a seguirci in diretta streaming e poi con la sagra del tordo. Continuate però, perché adesso andremo a intervistare i diretti interessati, i vincitori, quindi i protagonisti del quartiere Travaglio. Siamo davvero in conclusione, vi ringrazio per questa diretta, grazie per averci seguito, grazie anche ai nostri sponsor, grazie ai nostri opinionisti, grazie a Bruno Bonucci, ciao, Claudio Sassetti, grazie a tutti, buonasera, e Luca Stefanucci, ciao a tutti, buona serata. Un saluto anche da Giuseppe Ingrosso, un saluto anche da tutta la redazione del Montalcino News, da chi ha collaborato a questa diretta. Continuate a seguirci, mettete i like, perché insomma vanno avanti i festeggiamenti. Noi ci rivediamo per quanto riguarda la diretta ad agosto. Ciao a tutti.